brutto colpo per la Futsal Rionero che perde in casa con l'Ostica Donafai Fasano. È il recupero della 13ª giornata che si doveva giocare il 27 gennaio, ma rimandata per neve. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovane atleta della FST Rionero, Gioele Gerardi. Nel primo quarto d'ora di gara le due squadre si affrontano a viso aperto, con azioni da ambo le parti. Ma la doccia fredda arriva al 16esimo, quando, in una perfetta triangolazione con Gelsomino, Osman riesce ad arrivare libera in aria e davanti al portiere trova l'angolo opposto della porta e segna. Le padrone di casa cercano il pareggio ma non sono incisive. Il raddoppio delle ospiti arriva al 19esimo, quando da una rimessa laterale Gelsomino è attente in aria avversaria ad intercettare un pallone che il portiere non blocca e segna. Le ragazze del Fasano sono più concentrate e trovano la terza rete al 29esimo, quando da un calcio d'angolo Convertino tira in aria ma la difesa respinge. La Cerignola dal rimbalzo tira centrando l'angolo sinistro della porta. Nel secondo tempo si vede una Futsal Rionero più convinta e desiderosa di aprire la partita, ma trova una difesa ben organizzata e Nardelli una saracinesca davanti la porta. Da un veloce contropiede di Osman le ospiti riescono a segnare di nuovo. Dopo un minuto le padroni di casa riescono a segnare grazie a un calcio di rigore di Ukitu. La partita si infiamma. Nell'azione seguente, sempre su contropiede, le ospiti con la Cerignola segnano la cinquina. Le vulturine non ci stanno e dopo qualche minuto, da un calcio di punizione di Ukitu, una bordata entra in rete. Si ripetono di nuovo, rimessa laterale e Carruba che lancia una pallonata da fuori aria. Il tiro è preciso e arriva la terza rete per le padroni di casa. Segue un assedio nell'area del Fasano, ma per il Rionero il gol non arriva. Nei minuti finali, il Donafai Fasano riesce ad entrare in area, grazie ad una serie di triangolazioni e dopo un batti e ribatti davanti la porta del Rionero, Osman trova il guizzo e calcia in rete. Per la Futsal Rionero non c'è più niente da fare, una giornata storta. La classifica comincia a farsi critica, prossimo incontro in trasferta contro la Salernitana, con cui ora sono a pari punti in classifica.